oggi un pacchettino per niente banale. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi vorrei farvi vedere come tempo fa ho impacchettato un pensierino che abbiamo fatto con Enzo per la sua maestra a fine anno. È passato un po' di tempo, ma io ho girato il video, l'ho conservato e così adesso vi mostro come rendere un pacchettino semplice, qualcosa che non sia sempre la solita cosa e soprattutto meno banale possibile. Ho pensato di creare una sorta di busta da lettere, però con la confezione, utilizzando anche delle cose che avevo preso alla Lidl qualche tempo fa, e così potrete vedere anche questo materiale all'opera. E allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a vedere come fare un pacchettino diverso dal solito. Ed ecco l'occorrente per il video di oggi, un video che avrà come protagonista il confezionamento di un regalino. Oggi ho deciso di confezionare il regalo per la maestra di Enzo insieme a voi. Vi ricordate la cornice con le farfalline, quella che abbiamo fatto insieme? Ecco, dovrà essere regalata alla maestra e quindi adesso andrà a essere messa all'interno di una confezione. Che faremo? Utilizzando un paio di forbici, poi ho comprato di recente alla Lidl dei set per scrapbooking. Questi sono dei francobolli adesivi e adesso li spacchetteremo insieme. Sono sono 108 francobolli e li ho pagati sui 3 euro circa. Comunque ci sono tante recensioni online di questi prodotti, li troverete senz'altro. E poi una carta washi, cioè una carta adesiva. Guardate che carina, sono carte tutte a tema e sono tutte adesive. Io prenderò dei tag, quindi queste etichette, e anche un tag per chiudere la busta, perché la mia confezione sarà una busta da lettera, si pulirà una busta da lettera, dei washi tape, dei nastrini, perché non si sa mai, vedremo se li useremo. Come carta userò della carta riso, io qua ce l'ho di colore rosso, bianco o fucsia, credo che adopererò queste due, le ho prese tutte perché io ne ho tante, ma voi andate a colpo sicuro a comprare quelle che più vi piacciono. Cominciamo immediatamente. Come prima cosa prendo la carta bianca che userò a mo' di velina, prendo la misura e taglio l'eccesso all'interno di questa bianca, chiuderò la mia cornice facendo attenzione a rimanere sempre molto molto delicata. Voilà. E userò non dello scotch normale per chiudere la carta, ma userò sempre il washi tape, e in questo caso userò proprio il washi tape che ho utilizzato per guarnire la cornicetta. Sopra e sotto piego bene gli angoli e chiudo. E adesso io mi faccio aiutare da Enzino, perché essendo il regalo per la sua maestra devi appiccicarlo qui, così. Dai, bravissimo, schiaccia schiaccia schiaccia, benissimo, basta così amore. Ecco. A questo punto dobbiamo formare il corpo della nostra lettera, quindi Enzino spostati un attimo, mettiamo il foglio in verticale, è un foglio 50x70, questo di carta riso. Allora, adesso metto il foglio 50x70 in verticale, metto la cornice al suo interno e piego finché non la copro completamente, così la piego in due. E piego questo foglio quindi prima da una parte, così, e poi anche dall'altra, così. E se voglio blocco con due pezzettini di washi anche queste pieghe, quindi una qui, tac, e una qui. Tac. Aspetta, eccolo. Quindi piego la parte inferiore a ricoprire proprio la mia cartelletta e qui non blocco con nulla. Ora a questo punto
questa parte è troppo lunga, decido quanto deve essere la lunghezza del rabocco e taglio l'eccesso. Io voglio che la busta si chiuda più o meno a questa altezza, quindi taglio l'in più e piego questa parte a creare appunto il triangolino fatidico della busta da una parte e dall'altra. Gli eccessi, vedete qui che c'è un eccesso, li piego poi in dentro così e faccio venire così il triangolino ben dritto, ok? Da una parte e dall'altra. Avrei potuto prendere le misure e fare tutto velocemente, ma essendo una confezione non voglio perderci tanto tempo, perché poi voglio che sia carina, ma non voglio perderci tanto tempo perché poi tanto sempre strappata va. Fatta la puntina in alto, adesso io assottiglio anche questo, perché proprio voglio che abbia leggermente la forma proprio della busta da lettere. Quindi faccio delle pieghette che rendano trapezoidale anche questa parte. Quindi chiudo e lascio la parte così. Nel frattempo prendo un bollino che stia bene con questo, con questa fantasia, e tra tutti prenderò questo a fiorellini. Vi faccio vedere come sono graziosi, che è sempre fatto tipo di velina adesiva. E allora a questo punto chiudo. Incollo il bollino e poi stiro bene le pieghe. Adesso metto il francobollo sulla parte retrostante. Ok, credo che prenderò questo turchese a contrasto e lo appiccicherò al posto proprio del francobollo, quindi qui. Voilà. Mentre per l'indirizzo userò uno di questi marker, però prima di appiccicarlo lo compilerò. Allora, ho scritto: per la maestra Natalina, ricordo di questo bellissimo e raffreddatissimo primo anno di scuola materna. Ti voglio bene, Enzo. Quindi lo taglio io. Ad appiccicarlo. Ed ecco il retro della nostra busta. Il davanti lo lasciamo così semplicino, con il mittente qui. E come mittente ne userò uno quadrato, questo qui, che ha più o meno gli stessi colori, e metterò il nome di Enzino. Quindi da Enzo, quindi un mini mittente giusto per movimentare un po' la bustina, e senza troppi fronzoli e senza averci perso l'intera giornata. Sempre dell'acrelando, qualche tempo fa avevo preso anche questa confezione di timbri. E io timbrerò il mio francobollo col Made in Love di questa confezione, quindi in modo che abbia anche la certificazione e possa viaggiare tra le poste liberamente. Ma se non lo avete, fa nulla, potete anche disegnarlo un timbro. O forse metto il thank you. No, metterò il thank you meglio per la maestra. Va meglio un bel grazie. Apriamo, tamponiamo, speriamo che l'inchiostro ci sia, e mettiamo il timbro postale, va bene amore? Sì, un timbro. Così lo metto io. Dai, mettilo tu, qui. Va bene. Schiaccia, schiaccia. Ok, bravissimo, lascia. Vediamo se è rimasto. Thank you, perfetto, la nostra, aspetta, la nostra lettera è pronta per partire. E adesso questo Made in Love,
Wow, 31. Aspettate, perché qua ci sono le farfalline, quindi non dobbiamo fare danno, e stampiamolo invece qui. Ok, Made in Love, la nostra busta è pronta per partire. Guardate che graziosa. Davanti così, col timbro Made in Love, e dietro con l'indirizzo e il francobollo con grazie. Adesso mi lascia le foto e noi ci vediamo dopo. Speciale, solo l'idea quella che volevo passarvi. Poi potrete declinarla in 3000 modi diversi e sono carinissimi anche i metodi di applicazione di tutte queste cosine che avevo preso alla Lidl. Quando le trovate, compratele perché sono molto buone e soprattutto sono molto molto convenienti. Bene, spero che questa idea easy, leggera, proprio estiva vi sia piaciuta. Se così, mi raccomando, regalatemi un bel pollice in su e seguitemi sempre su tutti i miei social, Facebook, Instagram, ma soprattutto Due Cuori Una Cappa e Ombretta, il mio nuovo canale. Io vi aspetto sempre, sono felice di passare quest'estate con voi e quindi grazie a tutti coloro che sono arrivati su Arte per Te e che sono entrati in questa nostra grandissima famiglia colorata. Non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, ciao, alla prossima!